La commemorazione della strage di Capaci anche ad Alcamo è un evento al quale non si deve rinunciare e abbiamo la possibilità di parlarne intanto con Ernesto Di Lorenzo, il quale prende parte attiva a questo evento qui in piazza Falcone e Borsellino. Ernesto, quindi un momento non soltanto di commemorazione, sicuramente di memoria viva, ma anche Certo. nel quale si cerca di Sì, io sono sensibilizzare. stato coinvolto dal Comune di Alcamo, in particolare dall'assessorato alla cultura, perché si è pensato di proporre in questa occasione un brano che ricordi appunto Giovanni Falcone. E abbiamo scelto un brano del giornalista Giorgio Bocca, Il martirio dei giudici, un brano di grandissima intensità, un esempio di giornalismo d'autore che ha anche un notevole spessore etico perché celebra il culto del dovere, come è giusto che sia, parlando di Giovanni Falcone. Ripeto, è una pagina straordinariamente bella anche dal punto di vista letterario, vorrei dire anche dal punto di vista epico, come dice lo stesso Giorgio Bocca, raccontando in questa pagina d'epoca l'estremo saluto dato appunto a un paladino della giustizia qual è stato Giovanni Falcone. E la pagina verrà letta dal Piero Artale del piccolo teatro di Alcamo. E qui, proprio davanti a noi, dunque, Piero Artale, buongiorno. A parte il fatto che io rispondo sempre alla chiamata di Ernesto quando organizza i suoi eventi, ha piena fiducia in me, io mi sento in sintonia, diciamo, culturale anche con lui. A parte questo, e ringrazio anche la cooperativa Piccolo Teatro che ha suggerito il mio nome. Voglio dire che questa presenza qua mia non è tanto quanto, diciamo, il desiderio di poter leggere questo brano, ma di testimoniare, visto la situazione che stiamo vivendo in tutto il mondo, causa la pandemia, testimoniare anche con poche persone ciò che non bisogna mai dimenticare, ciò che bisogna sempre tramandare alle future generazioni, perché, come dicevo, Giorgio Bocca, non si capisce perché in questo cielo debba essere sempre oscurato da delitti. Cos'è che ci affligge? Cos'è che affligge il popolo siciliano perché accada questo? E questo è il messaggio forse più forte, più centrale, non tutta la manifestazione, diciamo, vuole trasmettere questo messaggio, ma questo brano scelto da Ernesto proprio è focalizzato da questa considerazione di Giorgio Bocca. Speriamo che possa arrivare nelle coscienze e nei cuori di chi vedrà poi questa manifestazione tramite i mass media. 23 maggio 1992, la mafia ha ucciso il giudice Giovanni Falcone. La televisione mostra ciò che è rimasto della sua auto e dell'autostrada da Ponta Raisi a Palermo, dopo l'esplosione di 500 kg di tritolo. Ci chiediamo quale male oscuro affligga i siciliani perché questo cielo debba sempre essere oscurato di delitti. Sindaco Domenico Surdi, è una giornata questa nella quale si rischia sempre di scadere nella retorica e anche di strumentalizzare eventi commemorativi come questo che, ripeto, non sono soltanto di commemorazione ma di vita concreta in nome di quella che è la legalità ma è anche di una coscienza civica che in questo momento storico, secondo il sindaco, si è sviluppata in senso positivo oppure c'è ancora molto da fare? Ah, è vero che ogni volta che si fa memoria si rischia di scivolare nella retorica, però è pur vero che non possiamo rinunciare a farlo, soprattutto come istituzioni abbiamo il dovere di ritrovarci qui ogni anno, così come stiamo facendo oggi, e peraltro con il coinvolgimento della società civile, delle istituzioni, dei giovani. Quindi credo che questo sia il compito minimo che dobbiamo portare avanti e in un certo senso anche, penso, lo strumento più importante, che è quello poi della diffusione di una cultura del rispetto delle regole. Io per questo ringrazio soprattutto le scuole che in queste settimane hanno fatto diverse iniziative in nome della legalità e del rispetto delle regole, ricordando chiaramente il sacrificio soprattutto degli eroi come
Falcone, Borsellino e tutti coloro i quali hanno purtroppo perso la vita, dato la vita per la lotta alla mafia e alla criminalità organizzata. Anche l'arciprete Monsignor Aldo Giordano vuole darci un messaggio in questa giornata del 23 maggio, in cui si commemora la strage di Capaci. Sì, la ricorrenza annuale questa che stiamo vivendo oggi e ci ricorda il fenomeno della mafia che affligge la nostra Sicilia e nello stesso tempo ci ricorda l'impegno a liberarci dalla mafia, da questo problema che ci assilla da, possiamo dire, da secoli. Insomma. Il problema è quello di cambiare mentalità, cambiare cultura e non inserirsi, non mettersi nel sistema mafioso a tutti i livelli, perché non credo che il mafioso si stia bene in questo mondo che è fatto di violenza, sopraffazione e sfruttamento. Quindi è un appello che si rivolge a tutti per cambiare mentalità, cambiare cultura, trovare altre forme di partecipazione sociale che siano positive e virtuose. La pandemia ha sicuramente portato numerose difficoltà, ha forse avuto il ruolo anche di fattore determinante per incoraggiare anche nuove forme di criminalità. La società è sempre molto complessa, cioè la realtà che è fatta di aspetti positivi e negativi agisce e diventa determinante, si impegna nel bene e nel male nella situazione in cui si trova. Quindi se la pandemia è stato un problema che ha spinto per esempio lo Stato, le forze sociali a impegnarsi per una solidarietà e un progresso, chi opera diversamente ovviamente fa la sua parte, quindi chiaramente ci può essere stato. Non credo che abbia cambiato gli equilibri poi sostanzialmente, perché non è un anno di pandemia che cambia la situazione. Sotto questo punto di vista io ho la percezione che il ritorno alla normalità significa ritorno alla normalità, cioè ricominciare dal punto in cui abbiamo chiuso. Però poi bisogna vedere la storia come procede e quale indirizzo ha. Però insomma, quindi non è che è cambiato sostanzialmente, non sono cambiate le carte in tavola, sul tavolo di gioco, insomma, sono quelle. Ed è qui con noi anche il comandante della Polizia Municipale di Alcamo, Ignazio Bacile. Lei a Palermo, se non sbaglio, ha lavorato, se non a stretto contatto con Giovanni Falcone, comunque in un ambito che le ha consentito di conoscere anche delle dinamiche che ci vuole raccontare e che ci ha testimoniato proprio in occasione di questa cerimonia. Sì, io ho ricordato, ho fatto cenno al mio servizio nella Polizia di Stato da giovanissimo, ventenne, agente ausiliario della Polizia che prestava servizio presso la residenza di Falcone in via Notar Bartolo insieme a tanti altri giovani ragazzi. Ricordo i momenti e quel periodo particolarmente significativo per me. Era un'altra Palermo, era un'altra società e purtroppo Falcone non era, bisogna dire la verità, non era amato a Palermo. E io ricordo questa tensione, il fastidio dei cittadini che dovevano incolonnarsi in attesa che lui entrasse e uscisse da casa e tutti i veleni che gli sono stati scaricati addosso subito dopo il fallito attentato della Dauna. Ma credo che nessuno di noi che in quegli anni eravamo giovani ha mai avuto dubbi e credo che oggi nessuno di noi ne abbia più, tutti ricordiamo esattamente il momento in cui abbiamo appreso la strage, tutti ne facciamo tesoro, credo tutti oggi dobbiamo fare tesoro delle forti parole pronunciate dal Capo dello Stato, a quasi una enciclica non solo per noi siciliani ma per chiunque altro. Ha detto una cosa molto chiara, non ci sono mezze misure. Chi non è contro la mafia è suo complice, quindi il silenzio è complice, l'essere passivi è complice, non denunciare è complicità,
non agire a complicità, e nel nostro piccolo anche noi cercheremo di dare il massimo contributo e di portare onore e memoria con dignità alla figura di Giovanni Falcone e degli uomini della sua scorta.